Avanti! Adusta! Oh, Adusta! Sono qua. Non si volta un momento. Ecco, ecco fatto. Ma è impazzito! Si rimetta subito a letto. È impossibile, ho da fare. Che cosa ho da fare di più urgente? Ho gli esami degli aspiranti metropolitani. Ci sono degli altri esaminatori. Poi alle 10. Alle 10 che cosa? È un colloquio importante. Lo rimandi? È un colloquio decisivo, grazie comunque della sua premura, signorina. Visitare gli ammalati è un'opera di misericordia. È troppo buona. Sono qui come suora di carità. Ah, le buone, oneste, eroiche, suore ospedaliere dalle bianche ali. Una fittina. Lasci stare le bianche ali e mi permetta di fare qualche cosa per lei. Che cosa? Un massaggio. Un massaggio? Con le sue manine? Non cominci a dire stupidaggini. Si mette a bocconi sul letto. Subito. Faccio male? No. Che c'è? È solletico, ma proceda pure. Faccio male? Male assai. Proviamo con l'olio benedetto. Benedica pure. Faccio male? No, lei ha una manina fatata. Ma che fatata? Mi dica piuttosto, ha mai sofferto di lombaggine? Purtroppo, male contratto in servizio. La Madonna sa quanto ho patito per diventare maresciallo. Disciplina, servizio, sole, gel, nutata, acqua, appostamente, schiuppettate. Ieri ha fatto appostamenti e schiuppettate subacquee? Sì, subacquee. Sono caduti in acqua per lustrante scogliere. Alla ricerca di pesci vendole. Ah, sono diventato un sorvegliato speciale. Ma che sorvegliato? Mezza Sorrento l'ha vista ieri insieme a quella pescivendola. Pescivendola, tu che sì, non giudico una donna dalla condizione sociale. Io sono un sincero democratico che guarda il sentimento. Già, lei guarda il sentimento. Come mi giudica male. Buongiorno, signorina Violante, lei si ricrederà. Il lupo perde il pelo. Uomo peloso, uomo virtuoso.